lezione di legalità, questa mattina all'Istituto Pascal sale in cattedra Don Aniello Manganiello, sacerdote campano impegnato in prima linea contro la camorra. Agli studenti racconta l'esperienza della sua associazione, Ultimi, che promuove iniziative per diffondere la cultura della legalità fra i più giovani a Napoli, in Campania e in molte altre aree inquinate dalla mafia. Mafia e legalità quotidiane, da quali forze buone ripartire, Don Aniello? Ma dai cittadini, ovviamente, sì, anche dalle istituzioni che si devono rigenerare, ma soprattutto dai cittadini, rigenerare le menti, rigenerare i cuori, rigenerare le azioni, si pone come un'urgenza, un'urgenza per il contrasto alle mafie, ma anche per costruire una società nuova, insomma, ecco. Forse buone sono anche questi giovani che a scuola, insomma, tutti i giorni la scuola svolge anche un ruolo molto importante nell'educazione. Sì, sì, io poi ci credo molto nella scuola come agenzia educativa, e agli studenti io dedico gran parte del tempo della mia vita in giro per l'Italia, nelle scuole. Quali atteggiamenti adottare e cosa deve fare un educatore per sostenere i giovani? Io leggevo, per esempio, ecco, la scritta su questa targa che ricorda, in ricordo della strage di Capaci, ma di tutte le vittime delle mafie, la comunità del Pascal per le vittime della mafia. Ottima cosa, ma non possiamo, sì, ma non possiamo fermarci ad una targa. La mafia non li possiamo contrastare con le processioni, con le fiaccolate, con le manifestazioni. Le mafie si contrastano concretamente, abbattendo i loro guadagni, diminuendo i loro profitti. E questo lo possiamo fare solamente tenendoci lontano da certi posti, da certi luoghi dove le mafie hanno messo in piedi le loro attività più redditizie: la droga, il gioco, i compraoro. E su Foggia cosa ne pensa? C'è la mafia anche qui, c'è quella garganica, e io dico ai giovani che intanto superare l'individualismo che oggi attraversa la società, ma attraverso soprattutto i giovani, no? Don Aniello si rivolge direttamente ai giovani. Si riprendano invece la vera missione, il senso vero della politica, che è impegno per il bene comune. Allora i ragazzi, ecco, escano dalle case, si mettano insieme, facciano gruppo, facciano un movimento, si mettano con altri che hanno gli stessi obiettivi, e il cambiamento avviene concretamente.